questa è una serata che si inquadra, diciamo, nell'arco di una serie di scene come questa, in cui, diciamo, la collaborazione con ERSA, che è l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia, in sostanza diffonde la cultura del friulano in giro per l'Italia. E io ti pregherei di aggiungere qualcosa su questa collaborazione, su questa partnership che ci deve Venezia. Grazie Guido, grazie a tutti i collaboratori che sono presenti. Grazie anche dell'ospitalità qui agli amici Burde. E molto brevemente, per non dare spazio ovviamente alle ghiottonerie che verranno servite, quindi mi limito ad illustrare quella che è la collaborazione che è nata tra Vini Buoni d'Italia e ERSA. Molti anni fa, quella che fu una questione politica tra Italia e Ungheria, il vino Tokaj perse il nome, e Tokaj friulano perse il nome e mantenne praticamente soltanto quello che era l'attributo, il friulano. Il friulano però in realtà è stato sfruttato bene, a mio avviso, grazie alla collaborazione appunto dell'ente regionale di sviluppo del Friuli Venezia Giulia, proprio perché dietro a questo vino che ha preso il nome di friulano sono corse praticamente un po' tutte le altre produzioni locali, tant'è che c'è un'iniziativa a cui partecipiamo anche come Vini d'Italia, che si chiama Friulano in Friends, proprio per dire che dietro a Friulano c'è una schiera di tantissimi altri vini che in qualche modo concorrono a, diciamo, a garantire l'eccellenza del paniere del Friuli Venezia Giulia. E dietro i vini ovviamente anche i prodotti. Siete partiti col primo piatto, che è il classico tajut friulano, cioè l'abbinamento Tokaj friulano, oggi friulano, con il prosciutto San Daniele. Proseguiremo invece poi con altri vini, e ci sono qui i produttori, Vini Romans e Niozza Zeitig, che illustreranno poi di volta in volta i vini che verranno serviti, abbinati ovviamente ai piatti tipici della cucina toscana. Quindi a cena con un friulano, un friulano, uno dei tanti, friulano Tokaj, più tutti i suoi amici. Bene, grazie Mario. Allora, giustamente avete già iniziato con i primi due bicchieri, che sono appunto due bicchieri di friulano, e nella Toscana dei tanti campanili, a me fa molto piacere stasera avere queste due aziende, Mio Vigneti di Spessa e Vie di Romans, che in qualche maniera incarnano una sorta di derby, no? Fra la provincia di Udine e quella di Gorizia, fra la zona del Toglio orientale di Friuli e quella del Bisonzio, e qui accanto a me c'è Annalisa Zorzotti che ci racconta qualcosa dell'azienda Mio Vigneti di Spessa. Prego. Allora, intanto grazie. Quando mi ha detto Firenze, i vari abbinamenti, ho detto ci vado proprio, perché quando vado in Toscana ho sempre qualcosa da imparare. Specie nel mondo del vino, noi friulani abbiamo sempre qualcosa da rubare e carpire alla Toscana. Grazie alla guida Vini Buoni d'Italia, che insieme alla nostra regione promuove e fa questo tour, perché ne abbiamo tanto bisogno, e grazie a loro che ci portano in giro e ci fanno conoscere. Il friulano, per noi, allora, scriviamo friulano dappertutto, quando quando parliamo tra di noi usiamo sempre il termine Tokaj, per noi resta Tokaj. Forse sapete tutta la diatriba che c'è stata con l'Ungheria, e non c'è stato niente da fare, abbiamo perso il nome Tokaj ed è stato scelto dopo mille discussioni, mille idee, si è raggiunto il nome friulano come vino portabandiera della regione. E stasera avete, come anticipato prima, due zone diverse ma entrambe vocate per i vitigni a bacca bianca. E la linea Mio e i miei vini sono nei colli orientali, che è la fascia a confine con la Slovenia, e che poi si prolunga verso il Collio,
prosegue nel foglio e sono vini un attimo più in collina, il Tokaj un po' più strutturato, forse un po' più aromatico, comunque è un vitigno che si presta alla coltivazione, diciamo più dalla regione coltivato, e arriva fino al Veneto. Invece l'altro Tokaj, che è un po' più di pianura, è un po' più profumato. Diversi ma simili. Basta, cosa posso dirvi? Grazie e buon appetito. Grazie Marisa, che tornerà magari più tardi a raccontare qualcosa degli altri vini, anche magari tavolo per tavolo, in base alle varie situazioni. Allora, per via di romanzo, io chiamo Andrea Poli a raccontare qualcosa di questa azienda storica, gloriosa.